Dopo questa canzone che avete sentito, torniamo in diretta con Bookmania per l'ultima parte di oggi dedicata a un libro molto molto carino. Ve lo faccio vedere di persona, si intitola Losing It ed è di Cora Carmack, pubblicato per l'Italia da Edizioni A Nord-Est. Un libro davvero particolare, un new adult, questa è una categoria di cui sentiremo parlare, abbiamo già sentito parlare tantissimo perché c'è stata un po' un'invasione di questo genere letterario anche qui in Italia, un fenomeno non solo nostro, chiaramente, ma l'abbiamo conosciuto da poco. Una storia romantica, carina, particolare. Vediamo il book trailer, poi ne parliamo insieme. Bliss Edwards ha 22 anni e le manca solo un semestre per finire il college. È intelligente e carina, ma tremendamente timida e insicura. Questa sua insicurezza la rende goffa, in particolare con i ragazzi non sa davvero come comportarsi. In più c'è un problema, è l'unica tra le sue amiche ad essere ancora vergine. Anzi, per lei non è esattamente un problema, però quando lo confessa a Kelsey, la sua migliore amica, questa non le lascia scelta. La situazione deve essere risolta a tutti i costi e il modo più veloce e semplice per perdere la verginità è l'avventura di una notte. Ma il suo piano si rivela tutt'altro che semplice. Quella sera Bliss incontra Garrick, un ragazzo stupendo con cui scatta subito una forte attrazione, ma arrivata al dunque Bliss scappa via con una scusa a dir poco strampalata. Come se la cosa non fosse stata già abbastanza imbarazzante, il giorno dopo a lezione scopre che in realtà Garrick è Mr. Taylor, il suo nuovo professore di teatro. Cora Carmack è una scrittrice ventenne che ama scrivere di personaggi ventenni. Nella vita ha fatto ogni genere di lavoro, divertente come lavorare in un teatro, stressante come insegnare e il lavoro dei sogni, scrivere. Ama il teatro, viaggiare e qualsiasi cosa in grado di farla ridere. Losing It è il suo primo romanzo, nato come opera di self-publishing. In pochissimo tempo si è conquistato uno straordinario successo, affermandosi come New York Times e USA Today bestseller. Inoltre l'autrice, seppur giovanissima, è annoverata tra le più affermate scrittrici di New Adult. Bene, avete sentito anche dal trailer nuovamente parlare di New Adult. Per tanto tempo abbiamo sentito parlare di Young Adults, che sono sostanzialmente gli adolescenti, i giovani adulti, si intende coloro che hanno tra i 16 e i 20 anni. Adesso è di moda, possiamo dire, comunque sta arrivando in Italia da un po' di tempo questo nuovo genere, se vogliamo definirlo così, New Adult, ovvero i nuovi adulti, sarebbe tradotto in italiano. Cioè, sono storie che riguardano persone che hanno sostanzialmente tra i 18 e i 23-24 anni, cioè coloro che stanno per introdursi nel mondo reale, quindi sono maggiorenni e iniziano a fare esperienze particolari o comunque esperienze che li introducano nel mondo e nella vita reale. Una di queste esperienze ha a che fare anche chiaramente con i ragazzi e con il diventare adulti. In questo caso, come abbiamo sentito, parla di la protagonista principale è Bliss, una ragazza che ha 22 anni, molto carina, un po' insicura, intelligente, ma goffa con i ragazzi, nonostante appunto essere attraente. E il suo problema, che non è poi in realtà un problema, è quello di perdere la verginità. Però cosa succede se incontra proprio il ragazzo dei suoi sogni e proprio davanti a lui scappa? Ecco, innanzitutto la particolarità di questo romanzo è quella di svolgersi all'interno della facoltà di teatro, quindi un'ambientazione sicuramente inconsueta, un luogo in cui lei sta studiando e sta frequentando l'ultimo anno prima di laurearsi. Il ragazzo che incontra scopre essere il suo professore proprio di teatro, appena arrivato, giovanissimo ovviamente, alla sua università. E da lì si aprono tutte le strade che immaginate di percorrere all'interno di questa storia che è leggera, divertente, romantica, con una buona dose di ironia. Un romance a tutti gli effetti, ma che vi farà catapultare in una realtà diversa nel mondo del teatro, dove anche l'autrice ha avuto numerose esperienze, come avete sentito anche dalla biografia.
e soprattutto nella storia di questa ragazza in cui molte si potranno riconoscere per la simpatia e per la goffaggine anche, ma soprattutto per la voglia, insomma, di andare avanti, di crescere e di incontrare anche l'uomo ideale, il ragazzo della sua vita. E Garrick farà veramente di tutto per farla crescere e per farle capire quella che è la realtà e la vita di tutti i giorni. Quindi un romanzo molto particolare, Losing It, tra l'altro vedete questa è la terza edizione in un mese, sta andando davvero molto bene, l'autrice è giovanissima ma è già tra gli autori best seller del New York Times, sapete che sono coloro che entrano nei primi 10 posti della classifica americana. Primo un successo di self-publishing, per chi non fosse molto introdotto, diciamo così, nel settore, da un po' di tempo, da un paio d'anni, è possibile anche in Italia, per chi ha scritto un libro, pubblicare senza avere una casa editrice il proprio libro in formato digitale. E così è stato fatto anche da Cora Carmack per gli Stati Uniti. Un romanzo che però, grazie al passaparola e grazie al suo sistema di diffusione, ha avuto un notevole successo, in seguito al quale poi una grossa casa editrice ha acquisito i diritti e l'ha fatto pubblicare non solo negli Stati Uniti, ma è arrivato anche in Italia e in altri 15-16 paesi per il momento. Una copertina tra l'altro molto carina e molto romantica. Io ci tengo anche a leggervi un pezzettino del libro, perché la voce di questa protagonista di Bliss è davvero particolare ed è lei che racconta la sua storia. Mi fermai un attimo. Sei fantastica. Non ci credevo molto neanch'io, quindi lo ripetei di nuovo. Fantastica. Sei davvero fantastica. Se mia madre avesse sentito i miei pensieri, mi avrebbe detto di essere un po' più modesta, ma la modestia non mi aveva portato da nessuna parte. Bliss Edwards, sei un vero schianto. E allora come avevo fatto ad arrivare a 22 anni ed essere l'unica persona di mia conoscenza a non aver ancora fatto sesso con nessuno? Una via di mezzo tra Bayside School e Gossip Girl. Era inaudito che una ragazza finisse il college senza aver ancora perso la verginità. Ero nella mia stanza e mi ero già pentita di aver trovato il coraggio di confessarlo alla mia amica Kelsey. Aveva reagito come se le avessi appena detto che sotto la gonna nascondevo una coda. Avevo capito che era stata una pessima idea prima ancora che finisse di spalancare la bocca per lo stupore. Davvero? Ha a che fare con Gesù? Stai, diciamo, conservandoti per lui? Fare sesso sembrava più facile per Kelsey, aveva il corpo di una Barbie e per lei, come per un adolescente, il sesso era un'idea fissa. «No, Kelsey», dissi, «sarebbe un po' difficile conservarsi per qualcuno che è morto più di 2000 anni fa». Di punto in bianco Kelsey si tolse la camicetta e la gettò sul pavimento. Dovevo aver fatto una faccia strana perché mi guardò e scoppiò a ridere. Quindi capite che è veramente molto scorrevole e divertente, un romanzo spensierato che vi farà però riflettere anche su alcune cose sicuramente curiose in cui ognuno di noi si è trovato effettivamente qualche volta nella propria vita a riflettere. Un romanzo quindi che vi consigliamo, che si intitola Losing It, Credevo che il cielo fosse azzurro, di Cora Carmack, pubblicato da Edizioni a Nord-Est per l'Italia. È il primo libro di una serie, quindi avremo modo anche di seguire ulteriormente le vicende narrate da Cora Carmack. E a questo punto siamo giunti quasi alla fine del nostro programma. Io devo fare molti ringraziamenti quest'oggi. Innanzitutto volevo ricordarvi New Forever Parrucchieri, la nostra parrucchiera ufficiale. Salutiamo Monica e tutte le ragazze. Tra l'altro parleremo con lei anche prossimamente perché si avvicina la primavera. Ieri era il primo giorno e ci sono una serie di trattamenti consigliatissimi per chi, ad esempio, come me, ha i capelli molto fini, molto sottili e anche un pochino debolucci, ma c'è modo di aiutarli in maniera molto concreta. Comunque ne parleremo con New Forever Parrucchieri, vi ricordo, a Bologna in via Nicolò Dall'Arca 60/A. Per qualsiasi informazione potete chiamare direttamente Monica allo 051 631 2388. Un altro ringraziamento che dobbiamo fare è per la trattoria Casabuia. Se vi trovate nei dintorni di Bologna non potete assolutamente perdere questo posto delizioso dove si mangia veramente, oltre che bene, cose tipiche della zona. Quindi se siete a Bologna e provincia vi aspetta l'antica trattoria Casabuia in via dell'Arcoveggio 138 a Bologna.
e la salutiamo e la ringraziamo, anche perché spesso siamo lì, essendo vicino anche ai nostri studi televisivi. Detto questo, possiamo anche ricordare che tutte le informazioni sui libri di cui parliamo durante Bookmania li trovate sia sulla pagina Facebook di Ciao Radio. Per qualsiasi ulteriore informazione potete scriverci a ericazzini@ciaoradio.com, sia per suggerirci dei libri che ritenete interessanti, sia per suggerirci idee su libri di cui volete sentire parlare in trasmissione, magari per decidere se vi piacciono o meno, se acquistarli o meno, se leggerli o meno. Detto questo, è veramente tutto. Ringrazio Francesco Rinaldi, che ogni settimana si occupa dei book trailer che vedete e che ascoltate durante Bookmania. Salutiamo e ringraziamo anche Lucia Marquez, che è la nostra regista e che è sempre in mia compagnia e che ormai è informatissima anche lei sui libri. E poi vi ricordo che alle 12.30 ci sarà Tutti in Pista, che sarà condotto da Fasol quest'oggi, e ci sarà un ospite veramente importante in studio, sono tutti importanti voglio dire, però ci fa molto piacere che sia nei nostri studi Marco Gavioli. Quindi appuntamento da non perdere anche alle 12.30 di oggi con Fasol e il suo ospite Marco Gavioli. L'appuntamento invece con Bookmania è rimandato come sempre a sabato prossimo tra le 11 e le 12. Mentre per chi si fosse perso qualche parte di questa trasmissione, nei prossimi giorni la troverà sicuramente sui canali di YouTube. Un saluto a tutti da Erika Zini, appuntamento alla prossima settimana. Bookmania, appuntamento settimanale con l'editoria. Il sabato alle 11 gli autori raccontano i loro libri in diretta su Ciao Radio e DTV canale 210. Conduce in studio Erika Zini.